Ciao amici, bentornati sul mio canale YouTube. Io sono Stella e oggi ho portato un prodotto un po' particolare. Per qualcuno può essere anche banale, però io direi che di andare a scoprire di che cosa si tratta. Come ingredienti abbiamo bisogno di riso, spinacino, cipolla viola, la carota, carne essiccata, cardamomo, curcuma, garam masala, sale e l'ingrediente particolare è la zucca. Questa zucca rosa che la trovo molto bellina da cucinarla e lo trovate a Zeracco, può darsi che ci sono anche in altri posti, io l'ho trovata lì. E adesso andiamo a vedere come prepararla. Prima di tutto andiamo a tagliare la nostra zucca e svuotiamo la zucca dei semini. In una bowl aggiungiamo il nostro riso, in questo caso non la risciacquiamo perché abbiamo bisogno del suo amido, la cipolla tritata, in questo caso uso la cipolla rossa perché non è tanto forte, poi la carne essiccata, la tritiamo finemente perché dopo lei si ammorbidisce in cottura, le carote e spinacino. Uso spinacino perché è più tenero. E le spezie che abbiamo prima mescolate insieme, il filo d'olio extravergine di oliva. In questo caso vi consiglio un olio aromatico e infine un po' di acqua di cottura. Se non avete l'acqua di cottura va bene anche un'acqua che sia d'ambiente, non che sia fredda. Amalgamiamo tutto per bene. Io non metto tanto acqua perché mi piace sentire la croccantezza, ma se volete più morbido aggiungete più acqua. In questo caso andiamo a riempire la nostra zucca. Un consiglio: non riempitela troppo perché il riso in cottura raddoppia. Una volta riempita la nostra zucca, andiamo a coprirlo e andiamo a infornarla a 185 gradi per 35-40 minuti. Ed ecco qua la nostra zucca ripiena con il riso è pronta. Ho aggiunto una crema di spinaci, una crema semplice, frulliamo i spinaci con un filo d'olio e un po' di acqua di cottura. In questo caso ho scelto di abbinare a un vino rosso friulano, l'azienda è Ronco delle Betulie. E qua abbiamo un blend di Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot, che secondo me insieme con questa zucca va benissimo. Direi che il vino c'è, la zucca è pronta. Buon appetito! Se vi è piaciuta la mia ricetta, metteteci un like, iscrivetevi al mio canale perché tornerò con altre ricette ancora più interessanti.